Ciao ragazzi, prima di cominciare il video di oggi, alcuni piccoli aggiornamenti sulla mia collezione di videogame che ci sono stati fra gennaio e marzo. Allora, il primo gioco è Pokémon Argento per Game Boy Color, trovato a un prezzo bassissimo su eBay e siccome era l'ultimo che mi mancava ho fatto che comprarlo. Non ha né scatola né manuale né niente, però vabbè, non importa. Poi, tre titoli per 360. Allora, il primo è Prototype. Piuttosto carina come idea dei poteri e tutto quanto, lo sto finendo in questo momento. Poi Guitar Hero Warriors of Rock, questo qua è quello della band completa, se avete visto il mio ultimo unboxing avete visto cosa c'è, cioè praticamente c'è il gioco, infatti qua non c'è il codice a barre, vedete? C'è la batteria, la chitarra e il microfono e io in più mi sono comprato l'asta del microfono in alluminio, tutta regolabile, molto bella. Per le serate con gli amici a Guitar Hero è una cosa molto bella. E poi l'ultimo per 360, Guitar Hero World Tour. Questo qua l'ho comprato perché c'erano alcune molte tracce di questo gioco che mi piacevano un casino. L'avevo già giocato su PlayStation 2, quindi ho detto me lo prendo così ne ho un paio. Boh. Titoli PS3. WRC FIA World Rally Championship. Questo qua è un gioco di rally normalissimo, volevo già provarlo quando non avevo ancora la Play 3, poi l'ho trovato lì da GameStop e ho detto vabbè dai lo prendo. Poi Assassin's Creed 2, questo qua l'ho comprato perché siccome avevo preso i 1000G su 360 ho deciso anche di prendere il platino su PlayStation 3 e poi perché volevo vedere effettivamente se c'era tutta questa disparità fra le due versioni PS3 e 360. Sinceramente finora non l'ho notato. Eevee Rain, questo qua l'ho preso dopo aver visto la top 10 di Farenz. Mi sono guardato un paio di unboxing su YouTube, cioè di unboxing, scusate, di gameplay su YouTube. Mi ha incuriosito, l'ho comprato e devo dire che mi sta piacendo molto. Red Dead Redemption Undead Nightmare, me lo sono ricomprato perché io sono fatto così, cioè io non devo più venderli i giochi perché mi accorgo solo dopo che in realtà ci voglio giocare, infatti l'ho finito al 100% solo l'altro giorno, ho completato tutte le sfide e tutto quanto. E l'ultimo, GTA 4 Complete Edition, questo qua è praticamente il gioco normale, più le due espansioni, The Ballad of Gay Tony e The Lost and Damned. E non l'ho mai preso neanche su 360, l'ho proprio solo provicchiato su 360 così e mi sta piacendo parecchio, molto molto carino. Ed ora passiamo a quello che è il tema principale di questo video. Devo fare un annuncio. Itariki, ti odio. Scherzi e cavolate a parte. Con l'ultimo unboxing di Itariki e con la successiva recensione, mi è venuta voglia di giocare al Nintendo DS, di giocare ai giochi dei Pokémon, ma soprattutto, siccome so che su DS ci sono tantissimi giochi belli, ho una voglia irrefrenabile di questo DS. E se non fosse stato per la sporca collaborazione di un mio amico che ha trovato un'offerta in un Auchan per il Nintendo DS, probabilmente adesso non andrei a eseguire questo unboxing. Ma soprattutto, per riuscire in questa impresa avrò bisogno di un qualcuno che mi porti in questo Auchan molto molto velocemente. Eccoci qui, sono tornato e ho fatto un acquisto piuttosto consistente. Ho deciso di farlo soprattutto perché fra più o meno un mesetto sarà il mio compleanno e quindi ho deciso di farmi il regalo, avevo paura che mi esaurissero. Allora, ecco qua il Nintendo DS Lite Silver. Non ho comprato il DSi perché sinceramente della fotocamera non me ne frega assolutamente niente. E soprattutto non ho comprato il DSi XL perché preferisco una console dalle dimensioni piuttosto ridotte.
che mi stia bene anche in tasca o cose così. Potete anche dirmi che sono un imbecille, se volete, ad aver comprato tutte e due le versioni di questo gioco, ma non ho saputo resistere. Pokémon Oro, Earth Gold e Pokémon Argento, Soul Silver. Questo quanto c'era nella Ocean, infatti qua c'è lo scontrino, ok? Poi qua c'è lo scontrino di GameStop, dove sono andato a comprare, siccome in quella Ocean, in quel centro commerciale c'è anche un GameStop, sono andato a comprarmi le due guide strategiche di Pokémon Oro e Argento per DS. Primo volume e secondo volume. Con il primo volume un poster in regalo. Questo qua è un po' più spesso, secondo volume rispetto al primo, vabbè. Dunque, nel primo volume, guida strategica ufficiale dei Pokémon e Pokédex della regione di Johto, mentre invece il secondo, guida strategica ufficiale dei Pokémon della regione di Kanto e Pokédex nazionale. Va bene, allora, queste sono le guide strategiche. Partiamo con l'unboxing della console, ovviamente. Ecco qua, per farvi l'unboxing, per una questione di vicinanza della telecamera, eccetera, e di qualità dell'immagine, mi viene più comoda questa inquadratura. Ecco qua il DS Lite Silver, con l'immagine della periferica, il pennino, della periferica della console, qua la console aperta, si apre da qua. Ecco qua, apriamo. Dunque, all'interno c'è questo impacchettamento di cartone. Che andiamo a togliere, ecco qua. Dunque, allora. Dunque, questo contenitore di cartone con i vari manuali di istruzioni, Club Nintendo, eccetera. Vieni fuori, ok? Ah, la carta, vabbè, adesso copro il pin del Club Nintendo, ok? Poi, vabbè, insomma, la garanzia, manuale di istruzioni in tutte le lingue e una pubblicità della Nintendo con il professor Layton, brain training, tutte quelle cose lì, ok? Mettiamo da parte. Poi, eccolo qui, protetto da una pellicola, il DS Lite. Così aperto. Perfetto. Quattro pulsanti, ok, tutto a posto. Sì, testo sempre i pulsanti per verificare che non siano bloccati, ok? Ok, va bene. Poi, qui c'è il pennino per il touchscreen. Questo è il volume. La presa per le cuffie. Qua c'è lo spazio per agganciare la cartuccia. Questo credo sia per il laccetto da mettere a tracolla. Sì. E questa è la presa per un cavo di collegamento che non so ancora. E qua sotto c'è un vano, che c'è un pezzo di plastica per coprirlo, dove qua dentro potremo mettere le cartucce del Game Boy Advance. Adesso io lo chiudo, perché comunque DS Lite. E infine il cavo di ricarica, ecco cos'era quella presa là, il cavo di ricarica dell'alimentazione. Adesso non sto qui a scartarvelo, qua c'è lo spinotto, la presa normale, ok. Pokémon Soul Silver e Pokémon Earth Gold. Dunque, aspettate che sposto qua un po' di roba che mi dà fastidio, siccome qua è tutto in presa diretta siamo pieni di problemi. Allora, partiamo con Soul Silver. Qua ci sono questi cosi qua che tra l'altro sono anche andati a deformare la scatola, perché sentite la necessità di metterli. Guardate, così la scatola qua è rovinata, ma vabbè, dai, non è un grosso danno. Tagliamoli e mettiamoli via.
Ecco qua la scatola. Allora, dentro ci dovrebbe essere il gioco e il Pokéwalker, che è un aggeggio strano che si collega via wireless al DS. Ok, togliamo il pezzetto di scotch e apriamo la confezione. Ecco qua. Allora, dunque, un manuale piuttosto spesso di istruzioni del Pokéwalker. Sì, Pokéwalker, libretto di istruzioni. Ok, ah sì, perché c'ha tutte le varie cose. Ecco qua il Pokéwalker, piuttosto piccolino. Eccolo qua, con la linguetta per avviarlo, sembra un Tamagotchi. E qui c'è questo pezzetto che è una clip praticamente, che noi andiamo ad agganciare qua dietro il Pokéwalker e ce lo potremo tipo appendere alla cintura o cose simili. Carino, insomma. Una robina piuttosto carina. Remove and discard before use, c'è scritto su quella linguettina. Ok. Sono curioso di sapere una volta finite le batterie che tipo di batteria supporta, lo guarderò dopo, c'è scritto tutto. Allora, ecco qua il gioco che non ha la pellicola, già pronto da scartare, Pokémon versione argento, con anche lui un codice a barre, strano. Codice a barre c'è anche qua, è diverso, vabbè. Preparati a nuove ed emozionanti avventure, ok, allora apriamolo. E dentro notiamo subito. Allora, dunque qua ci sono i vari manuali di istruzioni. Tesserina di gioco che fa uno strano rumorino, ma non penso sia grave. Tra l'altro, le confezioni del DS hanno ancora Ulp, scusate, hanno ancora l'alloggiamento per i giochi del Game Boy Advance. Poi manuali. Dunque, entra nel club Nintendo, registra il tuo prodotto Pokémon Argento. E dentro c'è il codice da grattare. Bene. Poi Nintendo Wi-Fi Connection, va bene, pubblicità varie, di nuovo il libretto di precauzioni, Earth and Safety, pubblicità del DSi XL e del Wii, con i vari giochi del Wii, e infine il manuale di istruzioni, tutto a colori, anche abbastanza spessino, insomma, spiegato un po' tutto, perfetto. Rimettiamo tutto nel suo alloggiamento e lo rimettiamo un attimo nella scatola. Qui c'era questo e il manualone del Pokéwalker. Bene, ecco qua. Poi l'ultimo, Pokémon Oro Air Gold, che sarà esattamente identico a Soul Silver, ma là, in un colpo solo, tagliate tutte e due. Eccolo qua, Pokémon Oro Air Gold. Anche qua la scatola è un po' segnata da questo maledetto laccio. Guarda qua, tutta rovinata, insomma. Vabbè, dai, non importa. Sulla fine, tagliamo il pezzetto di scotch. Apriamo il cartone. E dentro troviamo praticamente la stessa identica roba che abbiamo trovato nell'altro, cioè il Pokéwalker, la clip per la cintura, il manuale e il gioco con all'interno le stesse identiche cose di Soul Silver, la cartuccia, l'alloggiamento per i giochi del Game Boy Advance, entra nel club Nintendo con il codice, pubblicità del DSi XL, manuale di istruzioni, Wi-Fi connection e libretto. Ah sì, sempre. Ah, questo è sul PEGI, il codice dei videogiochi 3 più 18 più, insomma, per che età sono adatti tutti i videogiochi. Allora, anche qua rimettiamo tutto dentro, senza rovinare niente, perché voglio tenerli al meglio possibile. Eccolo qua, Pokémon Oro. E infine,
come avevo detto, ho acquistato anche le due guide strategiche ufficiali. Qua c'è un lembino che sfruttiamo che allarghiamo così, perfetto. Togliamo il cellophane. Ecco qua la guida con la pellicola lucida. Guida strategica ufficiale, insomma, tutta a colori, con tutte le spiegazioni, molto molto bella. Dovrebbe esserci il poster, infatti eccolo qua, questo è il poster. Uno è con una faccia c'è la spiegazione di tutti i vari incroci dei tipi, no? Quindi più efficace e meno efficace l'attacco, e dietro una mappa della regione di Yoto. Questa era la guida volume 1. E poi volume 2 invece andiamo a strappare il cellophane senza rovinare la copertina, che è molto più spessa, tra l'altro, il volume 2. Eccola qua. E qua c'è tutta la regione di Kanto. Quindi qua per esempio ho beccato Plumbeopoli. Tra l'altro qua ci sono anche i Pokémon di Diamante e Perla alla fine. Parco Lotta. Sì, ci sono anche diverse novità. Ok. E queste erano le due guide strategiche. Dunque, due guide strategiche più console, i due giochi dei Pokémon.